Prego. Un po' concorrenti, adesso siete una squadra unita. Assolutamente sì, c'è intesa e la volontà di pensare alla riviera adriatica di Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia come un nuovo fenomeno di marketing turistico e territoriale paragonabile a quello che è la Costa del Sole. Noi abbiamo molta più massa critica, molti più servizi e soprattutto abbiamo dei turisti affezionatissimi. Presidente, non ha risparmiato una frecciatina a chi invece non parla bene del nostro turismo? Allora, guardate, cioè io ho visto quello spot, perché immagino si parli da spot, penso alla disperazione a volte di brutti segnali e spero per loro che il bilancio di fine stagione sia buono, ottimo, perché se non sarà così saranno bocciati tutti. Chiederete il ritiro dello spot? Ma guardi, questo spot è chiaro che è stato fatto semplicemente per far parlare gratis della Calabria. Penso non abbiamo parlato a sufficienza, adesso basta. Penso che non sia corretto fare uno spot così, penso non sia corretto scrivere nei sottotitoli che qui la gente muore per le polveri sottili, che non sia corretto far credere al turista direttamente e indirettamente che il tema del coronavirus, degli assembramenti e di quant'altro mette a repentaglio la vita di chi viene qui. Questa non è correttezza istituzionale, se hanno deciso questo, evidentemente si sono dimenticati delle tante brutte cose che la Calabria sa esprimere a livello nazionale e internazionale. Beh, la campagna parte da subito, fra l'altro sarà una campagna molto aggressiva, nel senso positivo della parola, perché saremo molto presenti nei media tedeschi, parleremo poi a quel popolo che sono i nostri primi ospiti graditi, e ricordo che il Veneto ha oltre il 60% di turisti che è straniero, per cui partire dalla prima comunità straniera che ci visita e ci onora della propria visita ormai da oltre 40 anni direi che è un grande segno anche di amicizia nei loro confronti. Per il Veneto sempre arriveranno invece gli influencer, questo, avete già qualche nome? Ma arriveranno, e peraltro voglio anche ricordare che dei 2 miliardi e 3 praticamente sono tutti destinati alla promozione con quella pubblicità che state vedendo nei media, nelle carta stampata, nelle televisioni, che è quella della V e di Veneto con queste foto iconiche, no? Noi veneti molto spesso diciamo ma dov'è sto posto? Se lo diciamo noi veneti immaginate il turista straniero, cioè fai venire la voglia di dire anch'io voglio andare lì. E dall'altro invece gli influencer, la quasi totalità viene gratuitamente, noi organizziamo ovviamente delle esperienze perché l'influencer ha bisogno di comunicare al suo popolo delle esperienze uniche, quindi organizzando esperienze uniche ovviamente riusciamo a avere appeal anche nei confronti di influencer. Esperienze uniche sono, che so, la visita da vicino della Cappella degli Scrovegni, piuttosto che il volo col deltaplano da Grappa o da altri pendii, la visita, che so, di una città sotterranea, Treviso sotterranea, o quant'altro, insomma tutte cose che dobbiamo comunicare che magari non sono note al grande pubblico e gli influencer amano vedere. Un programma per la costa adriatica, quali sono le caratteristiche della costa veneta rispetto alla costa italiana? Guardi, io penso che siamo un unicum, del resto condividiamo gli stessi ospiti, abbiamo le stesse nazionalità che ci premiano. E penso che questo unicum sia dato da una qualità eccellente del servizio che forniamo, da una cura maniacale della spiaggia piuttosto che dei servizi, dal fatto che i nostri ospiti sono dei familiari, tanto è vero che abbiamo una fidelizzazione che è altissima, e che vuol dire che il nostro turista, il nostro ospite soprattutto straniero ma anche gli italiani tornano ormai da decenni e anche da generazioni sullo stesso posto, il che vuol dire che si vengono trattati bene. Ma no, il tiramisù è ovvio che è veneto, adesso per carità c'è sempre questa simpatica discussione, però come dico io, se hai la cubana non puoi avere anche il tiramisù, decidi, abbandonane una. Un casaio dove andare in vacanza? Ma guardate, per ora in vacanza ce l'ho ancora l'unità di crisi dell'emergenza Covid, nel senso che io ho fatto già 130 giorni ad oggi di unità di crisi, continueremo a seguire la partita, guardate anche questa mattina ho parlato col dottor Mantoan perché stiamo affinando anche proprio in questi istanti il piano per diciamo l'artiglieria pesante da schierare già, io direi da fine agosto, primi di settembre, perché voglio che ci sia tutto allestito come se arrivasse una guerra, perché non ci possiamo permettere di starvi a correre a allestire terapia intensiva o quant'altro all'ultimo momento. Siamo nelle condizioni di farlo, abbiamo magazzini pieni, abbiamo 24 milioni e mezzo di dispositivi, quindi di mascherine acquistate, abbiamo un'autosufficienza di circa 6 mesi. Voglio dire ai più disattenti, per non usare altri termini, che prima non è che siamo stati disordinati, ma prima avevamo dei numeri che erano diametralmente opposti. Nel pre-Covid l'azienda ospedaliera di Padova consumava 950 camici al mese,
Oggi con il Covid l'azienda ospedaliera di Padova consuma 4.500 camici, non al mese ma al giorno. Quindi era impossibile fare preventivare un magazzino del genere. Presidente, tornando al video famoso, da amministratore, che cosa ne pensa di mettere in contraddizione due parti in Italia, visto che il video è stato promosso anche dai sindaci? Ma guarda, e allora, primo, io non avrei mai fatto un video del genere, ma non mi sarei mai permesso. E penso che un video che è poco unitario, è un video che pone una questione che ho già posto, che è quella del sud contro il nord, perché ormai è serpeggiante, la si respira, non voglio generalizzare, ma è un brutto segnale, un bruttissimo segnale. È un video che comunque discredita dei territori, cioè i nostri, offende i nostri territori, è un video che offende i nostri operatori, è un video che offende i veneti. Poi gli emiliano-romagnoli, i friulani, i giuliani se la vedranno loro. Io dico che offende i veneti. È un video che se hai il coraggio di farlo dovresti avere anche il coraggio di chiedere l'autonomia e dimostrare quanto bravo sei a gestire i tuoi territori. Perché se quelle spiagge sono vuote c'è anche un motivo per cui sono vuote. Perché sono talmente belle e talmente vuote che non si spiega. Presidente, un video che segue il discorso della pozzanghera dell'Alto Adriatico, evidentemente c'è qualcosa forse anche di politica nei confronti del nord. Ma è nord, scusatemi, è sud contro nord, ma è di... Ovvio, questo video è stato fatto semplicemente per avere pubblicità gratuita. Ne stiamo parlando, qui ci sono una decina di televisioni, ma lo facciamo volentieri, andate in Calabria, vi aspettano a braccia aperte. Presidente, non so... Anche i turisti che dal nord vanno al sud, probabilmente ora cambieranno idea. Ma guardi, io spero che il turismo resti libero, resti politically correct, resti rispettoso delle scelte di ogni turista, ogni turista è libero di andare dove vuole, perché il turismo è libertà assoluta. Fare uno spot nel quale si dice che in Veneto si muore per colpa dell'inquinamento, si fa vedere le ciminiere, che non so neanche dove le abbiamo fotografate, sarebbe bello anche andare a prendere quella foto e capire se anche se sono venete quelle ciminiere. Dar l'idea di un posto inquinato sia da un punto di vista ambientale che da un punto di vista sanitario, allora io mi chiedo per quale motivo molti cittadini di quella regione vengono a curarsi qui da noi. Presidente, non so se il messaggio politico che arriva da oggi, visto che insomma, anche dopo la conferenza Stato-Regioni, con il Presidente Bonaccini c'è un feeling diverso, straordinario. Ricordiamo che il 27 gennaio lei era a portare avanti la campagna elettorale del Borgonzoni, un messaggio completamente, diametralmente opposto di quello che stiamo parlando ora. Guardate, le campagne elettorali durano 30 giorni, per fortuna durano così, io spererei durassero anche meno, perché la campagna elettorale è un momento a sé, dopodiché c'è la collaborazione istituzionale, c'è la conoscenza, la stima personale, è ovvio che i nostri partiti non hanno delle strade che si sovrappongono. Stefano Bonaccini ha la sua militanza, io ho la mia, ciò non toglie che abbiamo un'ottima collaborazione, ma è fatto d'obbligo oltretutto che ci sia collaborazione. Per questo io veramente invito anche la Presidente Santelli a prendere in mano questa situazione. Se da me una decina di sindaci avessero fatto uno spot di questo tenore contro la Calabria, li avrei censurati subito.